Oltre 20 tour operator internazionali hanno visitato la meravigliosa Certosa di San Lorenzo e le attrazioni turistiche di Padula e si sono detti impressionati dalle bellezze visitate e dal patrimonio culturale e archeologico del territorio. Soddisfatta la sindaca della città valdianese, Michela Cimino, che insieme all'intera amministrazione comunale ha curato l'evento. Abbiamo creato una sinergia con alcuni tour operator del Cilento, ha riferito, per programmare in modo strategico lo sviluppo di Padula e dell'intero comprensorio, soprattutto oltre i confini nazionali. Una giornata che mira a fare da apripista verso un turismo sempre più internazionale, come dichiara l'assessore al turismo Antonio Fortunati. L'obiettivo è, credo che sia molto semplice, quello di cercare di portare quanto più turisti è possibile, recuperare il gap rispetto agli altri anni, voi anche per il Covid, ma voi anche per condizioni in effetti di promozione che è necessario fare sempre, continuamente, in ogni giorno. Grazie anche a una collaborazione che abbiamo iniziato con un operatore sulla costiera, quindi cerchiamo un po' di poterci collegare in maniera diretta con loro per cercare sempre di avere una possibilità in più di portare più turisti, più nel centro storico, che spendono di più e che visitano sempre di più i nostri beni culturali, che sono tanti e pregnanti di storia. Non solo Certosa dunque, ma questo evento si è focalizzato anche sull'importanza di dare risalto al centro storico e al patrimonio enogastronomico della cittadina valdianese, che va ad arricchire l'offerta turistica e culturale di ogni luogo, non di minore importanza il nostro, ha dichiarato la vice sindaca Caterina Di Bianco. Proporremo infatti, grazie alla collaborazione della società L'Aquilone di Padula, proporremo le pietanze tipiche, tra cui la polpetta della mietitura che ha avuto il riconoscimento del marchio Deco, la tasca padulese, la pizza di sanguinaccio, i rospi con le acciughe e tutta un'altra serie di pietanze che appartengono al nostro territorio e alla nostra cultura.